Ciò che è importante comprendere è il messaggio che sto da anni cercando di far passare, indipendentemente che si sia religiosi o atei, ossia che il mondo migliora solo se ci si aiuta nella pace per il bene, superando le provocazioni di quei poteri che usano le religioni per dividere i popoli. Dunque, mai cadere nell'errore di condannare un credo al posto di un altro. Ciò che invece è da condannare è la persecuzione di un credo ai danni di un altro. Per questo occorre sempre ricordare che prima di essere religiosi occorre essere umani, nel senso più bello del termine. Ciò che è importante comprendere altrettanto profondamente è che il vero Cristo non è la fiaba imposta e propagandata per secoli da un'organizzazione che purtroppo, sterminando secoli fa gli altri cristianesimi, compreso quelli originali e ben più antichi, si impose quale dominante con l'appoggio dell'impero romano, creando così, sul nome di Gesù, una sorta di impressionante business. No, è importante comprendere e applicare il suo insegnamento. Ripristinare ed insegnare il genuino insegnamento del Cristo ha invece molta importanza per me e per tutte le persone pure di cuore che sono dalla mia parte, come io dalla loro, nell'apportare un concreto miglioramento della qualità della vita di tutti, a partire dal primo passo, che è comprendere quanto, ancor prima di stabilire in quale forma Christos sia vissuto, se tornerà o se sia già tornato, e accettare ogni credo senza perseguitare o uccidere quelli diversi dal proprio.